Ramona, a quale appunto si ispira, perché sono un po' così una beniamina insomma di Emanuela, e sono nel film. Io in realtà questa esperienza, quando mi ha contattato Daniela, l'ho subito abbracciata con entusiasmo, perché ho detto: ma davvero stiamo facendo questa cosa? Mi sembrava talmente un'utopia, un bellissimo progetto che poteva veramente sfondare qualche muro, no? E quindi sono con entusiasmo, ho letto, ho detto che bello, divertente. Poi tra l'altro mi divertiva fare questa detective che è appunto che non gli sfugge niente, che legge attraverso le menti, una donna, insomma, ovviamente un personaggio un po' sopra le righe, e quindi era molto divertente. Ma io ho lavorato con lei e con gli altri, insomma, specialmente con Vincenzo e con Manuela, ma non ho assolutamente notato nessun tipo di, anche perché attori professionisti, cioè lei era preparatissima, erano un po' faticose, perché comunque insieme a Giorgio correvamo, nel senso che avevamo avuto 4 settimane, che è veramente poco, però tante scene, tante scene anche d'azione. Infatti il film trovo che sia veramente un esempio di grande produzione, che è riuscita a tirar fuori il meglio dai soldi investiti. Quindi correvamo, e Emanuela era tutti i giorni, tante ore, cioè faticoso per chiunque, quindi c'era freddo, insomma, eravamo abbastanza combat, eravamo un po' faceva sì freddo, e quindi noi cercavamo, e lei è stata molto brava, era naturale, perché non è solo essere naturali, essere autentici e diciamo nel personaggio, la naturalezza nell'interpretazione, che comunque non è così scontata.